Uno sciopero di 4 ore per cambiare la legge di stabilità. Le strutture provinciali di CGIL, CISL e UIL, anche quelle sulmonesi, hanno scelto di aderire allo sciopero nazionale indetto dai medesimi sindacati. A stabilirlo un'assemblea che si è tenuta oggi nell'Università Gabriele D'Annunzio di Pescara. Fra gli innumerevoli relatori dell'incontro, il segretario nazionale Solari ha ribadito le motivazioni della protesta. Si lotta contro la legge di stabilità approvata dal Parlamento. Coloro che vengono danneggiati, rende noto il portavoce di uno dei sindacati, sono i lavoratori più deboli e pensionati. I sindacati di Sulmona e quelli dell'Abruzzo si uniscono dunque alla rivolta nazionale. In particolare si auspica una riduzione delle tasse ai lavoratori dipendenti, ai pensionati e alle imprese. Un rifinanziamento immediato della cassa integrazione per ridare certezze ai lavoratori esodati. Una seria rivalutazione delle pensioni e una riqualificazione dei servizi valorizzando i dipendenti pubblici. Appuntamento dunque per protestare a venerdì 15 novembre. Tutte le categorie dei lavoratori sciopereranno per 4 ore. Anche la categoria della scuola aderisce allo sciopero, ma soltanto per un'ora, fanno sapere i sindacati, a causa di ragioni tecniche verificate con la Confederazione Nazionale.